sono Elisa, in diretta dal Parma Powerlifting Gym con Elisa Calistri. Ciao. E oggi vi parleremo di come approcciare una donna alla panca. Adesso vi fermo a vedere qual è l'approccio che utilizzo all'inizio con le donne prima di portarle verso il lavoro in panca. L'approccio che abbiamo noi e che io preferisco è quello con il corpo libero, così come l'abbiamo visto per lo squat, lo vediamo anche per la panca. Allora, faccio andare la ragazza in appoggio sulla panchetta. Si potrebbe fare anche in ginocchio, però sulla panchetta ho una prerogativa in più. Ho la possibilità di metterla nella posizione di plank e portarla ad attivare anche il tronco, altrimenti rischierei in ginocchio di farle iprestendere troppo la schiena e disattivare il lavoro di core. Una volta che lei si è appoggiata sulla panca, la testa deve essere in linea con il tronco, la faccio scendere, quindi faccio piegare le braccia cercando di portare però i gomiti, almeno nella fase iniziale, vicini al busto e poi spingere verso l'alto tenendo sempre il petto aperto. Ci tengo a tenere il gomito vicino al busto nella fase iniziale, perché altrimenti una ragazza non allenata, se allarga troppo le braccia e porta in fuori i gomiti, rischia di mettermi in leva la spalla. Una volta che la ragazza ha imparato ad eseguire i push-up, i piegamenti sul rialzo, porto il rialzo sempre più basso utilizzando anche l'appoggio di un bilanciere sul rack oppure il multipower nelle sue varie altezze, e nel momento in cui riesce a mantenere sempre la posizione corretta anche nella versione più bassa, la porto verso il pavimento. Anche qui, nella fase iniziale, la faccio partire distesa completamente a terra e con le mani all'altezza del petto. È la fase più naturale per spingersi via da qualcosa o per sostenersi nel momento in cui si cade. Da lì la faccio contrarre il core, quindi la porto in estensione in un plank perfetto, dopodiché può spingere le braccia. Anche qua è importante mantenere il gomito in una fase almeno iniziale vicino sempre al busto e il petto aperto. Dopo che ha imparato ad eseguire correttamente i push-up, i piegamenti sulle braccia, la posso portare alla panca. La prima cosa che insegniamo quando portiamo l'atleta alla panca, la stessa cosa che insegniamo comunque anche agli uomini, è la presa del bilanciere. Noi nei nostri bilancieri abbiamo la presa 81, che è la presa omologata da gara. Comunque in una fase iniziale, per una ragazza che si approccia alla panca, è una presa troppo larga. Se ben ricordiamo, i piegamenti li facevamo fare abbastanza stretti, quindi andare troppo larghi rischiamo di creare una situazione di disagio. Quindi in un primo momento facciamo portare il mignolo o anche un po' meno della mano all'interno del segnale di 81 cm sul bilanciere. Una volta che ha capito che le mani vanno messe simmetriche, che il bilanciere va impugnato sempre nella stessa maniera, la cosa importante che le andiamo a segnare ora è chiudere le scapole portando sotto le spalle il più possibile, anche aiutandosi eventualmente con i piedi sulla panca in modo da spingersi il più possibile sotto e di creare questa posizione di stabilità sulla panca. I piedi vanno a terra, il gluteo va appoggiato, quindi il carico andrà a scaricare in questo punto, base del gluteo, e sui piedi a terra. Stacchiamo il bilanciere, i gomiti devono essere stesi, portiamo il bilanciere leggermente in avanti, da qui la facciamo scendere tenendo il gomito sotto al bilanciere, vai Eli, sotto sotto e sospingi. È importante anche nella panca portare l'aria all'interno della pancia, quindi comprimere il più possibile qui, lavorare in apnea e cercare di tirare a se stessi il bilanciere aprendo il petto verso l'alto. Vai Eli, aria, tirati addosso il bilanciere, tira 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 e sospingi e appoggiamo. In una fase iniziale è importantissimo, non solo per le donne ma per tutti, cercare di costruire un andamento coerente. L'alzata deve avere sempre la stessa direzione, grosso modo per gli uomini appena sotto al capezzolo, comunque una linea la andiamo a vedere su ogni atleta, qual è la linea migliore, e dobbiamo insegnare all'atleta a costruire, a lavorare sempre nella stessa direzione. Uno degli errori più gravi che si fanno in panca, si vedono di solito non solo nelle donne ma anche negli uomini, è quello di mollare il petto in basso. Quindi, mentre il bilanciere arriva, invece di continuare a spingere, ad aprire il petto andando incontro al bilanciere, nella parte bassa mollano.
e quindi oltre a mollare il petto, qual è il problema più grave? Che si perdono le spalle, mettendole quindi a rischio. Facciamo vedere con il bilanciere quello che accade, Eli. Quindi stacco qui, gomiti tesi, vai, fai vedere l'errore, mollo, molla e su, spingi. Per correggere questo errore, tendenzialmente facciamo scendere piano, un po' quello che si fa nello squat. Per risolvere gli errori facciamo la discesa in 5 secondi, lenta e controllata, la tenuta al petto e la spinta in 5 secondi, lento e controllato. Una delle cose più difficili da far capire è la spinta col petto alto, perché viene spontaneo spingersi via dal bilanciere, quindi allontanarsi il più possibile portando indietro il petto. È veramente difficile continuare a spingere continuando ad aprire e portare il petto verso l'alto. La panca è uno degli esercizi base per noi più importanti, così come lo squat e lo stacco, che non manca mai nei nostri protocolli di lavoro, così per gli uomini come per le donne. Ora, le donne possono anche scegliere di non farla la panca piana, però ragazze, se volete farla, dovete farla bene.